Al Pigliacelli il Città di Teramo ospita il Favale dell'ex Giuseppe De Amicis per un match che si preannuncia senza esclusione di colpi tra seconda e terza della classe. Grande entusiasmo per il ritorno in biancorosso di Stefano De Gidio, un autentico lusso per la categoria. Mister Pomante deve però rinunciare a Cosmo Palumbo, fermatosi in settimana per un problema fisico. Fischia Luca Di Monte e Odorisio Di Vasso, assistito da Antonella Latorre e Giulio Basile Di Chieti. Dopo due minuti il Teramo va vicino al vantaggio. Farindolini alimenta la testa di Kovalonox. Ragni blocca. Il Favale cresce con il passare dei minuti. Al decimo Di Blasio si mette in proprio, sfida tutto il reparto difensivo biancorosso, riesce ad andare alla conclusione ma senza precisione. Quattro minuti dopo Strappelli ci prova da distanza siderale, pallone altissimo. I ragazzi di Mister Pomante però non stanno a guardare e dal ventesimo in poi prendono in mano il pallino del gioco. L'azione personale di Farindolini non sortisce l'effetto sperato. Al ventiquattresimo il tentativo dalla distanza di Sputore trova la stessa sorte di quello precedente di Strappelli. Al trentanovesimo il Teramo passa in vantaggio, Farindolini dalla destra confeziona per l'accorrente di Giacomo, che sotto porta trafigge Ragni. Il diavolo non si accontenta e prova a colpire in contropiede. I Cramellà serve Sputore, che punta l'avversario ma non trova la porta. Il secondo tempo si apre con il tentativo di Osmeni, che si sposta il pallone sul sinistro, ma spara alto. Sull'altro versante il contropiede condotto da Farindolini manda i Cramellà solo davanti a Ragni, che chiude il primo palo e concede il corner. Il Teramo prova a chiuderla, ma da qui alla fine il Favale a rendersi pericoloso dalle parti di Bozzi, prima con il diagonale dalla distanza di Toscani e poi con il tiro di Capitan Sciannella, che trova solo il corner. In mezzo la sostituzione di Cramellà, che fa posto all'acclamato De Gidio. Gli ospiti premono, ma nel finale c'è da segnalare solo la rasoiata debole centrale di Osmeni. Fa festa il Teramo, che batte 1-0 il Favale davanti a circa 800 tifosi e continua la rincorsa alla Turris, che viaggia a punteggio pieno senza segni di cedimento. Sì, per noi l'importante è portare i tre punti a casa, poi come li portiamo non è importante. Abbiamo giocato contro una squadra forte, una squadra ben organizzata che, come tutte le altre, ha dato tutto fino alla fine. Però devo fare un applauso ai ragazzi, perché hanno fatto una partita di grande sacrificio, anche giocata bene. Abbiamo sofferto perché abbiamo giocato contro una squadra ben attrezzata. No, ma gli assenti sono sempre importanti, tutti quanti. Cosmo è un giocatore importante per noi, come lo è importante l'arrivo di Stefano, ha fatto molto bene anche i Cramellà, quindi è stata una partita a viso aperto, una partita dura, difficile, però sono contento per i tre punti perché era quello che volevamo. No, ma nessuno ci regalerà nulla, anzi, al contrario, tutti quanti cercheranno di fermare il Teramo. E giusto così, questo ci esalta ancora di più e noi dobbiamo continuare la nostra strada pensando soltanto a noi, poi vedremo cosa succederà. Ma Matteo, non avevo dubbi sulle sue qualità e lo conosco da quando è bambino e ha fatto un bel gol, ha fatto una grandissima partita, penso che è in assoluto il migliore in campo oggi, però il merito di tutta la squadra che ha portato a casa questi tre punti. Ma non è una questione di difficoltà, tanto fare vincere 5-0, 1-0, l'importante sono i tre punti, non se lo ricorda nessuno quanti gol fai alla fine dell'anno, si ricorda soltanto quante vittorie fai. No, diciamo che non ho mai mollato la situazione e appena c'è stata la possibilità di chiudere la trattativa l'ho fatta, come si vuol dire, cotto e mangiato, perché so che è un ragazzo appetito da tantissime squadre, non di queste categorie. Ed è un grande orgoglio, ma lo deve essere per la società, lo deve essere per la città, per la tifoseria e per tutti noi. Poi spero che lui ci possa dare una grande mano, come ce la devono dare tutti. Come ha detto il mister, non bisogna pressare e mettere pressione sul ragazzo, ma il ragazzo sarà uno dei tanti che devono portare a ottenere un risultato importante qui quest'anno. Noi dobbiamo pensare a domenica contro il Fontanelle, poi ci preoccuperemo per la prossima. Il nostro cammino dipende soltanto da noi, poi gli altri, se continueranno a vincere sempre, come sempre detto, gli faremo i complimenti, ma noi dobbiamo pensare a noi, non dobbiamo pensare alla Turris. Ma noi pensiamo tutti i giorni a poter migliorare la rosa, ma io penso che la squadra sia già forte, speriamo di recuperare i ragazzi che non sono a disposizione, poi quando sarà il momento prenderemo le nostre decisioni in base a quello che servirà al mister. Sì, di sofferenza alla fine, ma ci sta, questa è la terza partita fatta in una settimana. Io l'avevo messo in preventivo questa sofferenza, però noi diciamo che davanti siamo un po' accorti perché ci viene a mancare un giocatore fondamentale, nel senso uno come Palumbo, che sai, ti tiene palla come Nick. Poi Nick, secondo tempo, l'ultimo quarto d'ora è sceso fisicamente perché ha fatto tutte e tre le partite 90 minuti, non avendo il suo sostituto hai fatto fatica al punto di vista, però penso che
oggi soprattutto la prima frazione è stata la migliore prestazione che abbiamo fatto dal punto di vista tecnico, abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, nel secondo tempo abbiamo avuto 2-3 situazioni per raddoppiare e lì giustamente se non sei cattivo poi oggi sinceramente abbiamo incontrato secondo me fino ad oggi una delle migliori squadre che il Teramo ha incontrato fino ad oggi, una squadra solida come avevo detto all'inizio che ci ha lasciato pochi spazi, siamo stati bravi il primo tempo a sfruttare quell'occasione con Matteo Di Giacomo, però questa è una grossa vittoria perché ci dà continuità e ci dà morale. Sì, mi sono messo 3-4-3 praticamente, 3-4-2-1, ma anche per dare una mano anche a Anas, per metterlo nella sua posizione ideale. E piano piano si sono viste cose belle dal punto di vista delle giocate, questo modulo l'abbiamo provato un giorno e mezzo. Questa squadra davanti mi dà tante possibilità, è normale che questa set è stata un po' obbligata perché quando è venuta a mancare questi due giorni. È un modulo per Del Giglio. Ma Del Giglio l'ho detto anche due giorni fa, può fare anche la seconda punta da 5-2. In questa categoria può fare la differenza, è normale che l'avete visto, non è in condizione oggi, sarà stata pure l'emozione, voleva strafare. Lui deve capire che io l'ho detto a lui e l'ho detto anche due giorni fa. Non dobbiamo addossare la responsabilità tutta su De Giglio. È un giocatore importante per la categoria, però come lo sono gli altri del resto. Lui deve pensare a giocare insieme alla squadra, lui non deve risolvere nessun problema. Noi problemi non ne abbiamo, ci servivano dei giocatori per aumentare il livello tecnico. Fortunatamente è arrivato lui perché penso che questa categoria è lusso, però lui non deve avere nessuna responsabilità, deve essere se stesso, deve fare quello che faceva in giro, può fare tempo della competizione. Ma quello che ho detto all'inizio, ho fatto un grosso lavoro per 70 minuti, poi gli ultimi 20 minuti è sceso di condizione. E lì non avendo un cambio con le sue caratteristiche giustamente non lo potevo togliere, non potevo mettere un giocatore come Di Stefano perché sennò poi non salivamo più, però poi è normale che Nikita non era accorto proprio dal punto di vista fisico, non riusciva neanche più a fare la pressione sui centrali, ma ci sta, però oggi ha fatto una grossa partita difficile. Sì, da quel punto di vista sì, sono contento, però c'è anche da dire che gli ultimi due gol che abbiamo preso sia col Roseto sia con Loreto sono venuti gli ultimi secondi per una leggerezza nostra e la linea difensiva sta lavorando bene, ma io quando parlo di fase difensiva parlo soprattutto di tutta la squadra perché anche i giocatori davanti come Farindolini e Anas e lo stesso Nikita che abbiamo detto prima si sono molto sacrificati. Ma tutte e due è normale che il Favale poi soprattutto nel secondo tempo ci ha lasciato tanti spazi e lì è stato un po' demerito nostro non chiudere la partita. Però l'ho detto prima, oggi abbiamo incontrato una squadra solida, una squadra forte che ha giocato bene e ci ha messo in difficoltà, però c'è anche da dire che non è che ha creato tantissime occasioni, è vero che ci siamo abbassati, però abbiamo retto tranquillamente. Questi sono under, noi siamo stati bravi e fortunati a trovare degli under così, perché fare una squadra il 7 di settembre e trovare degli under così bravi non è facile. Ma lo stesso Pozzi, Sputore, Berardi che ha giocato 6-7 partite, lo stesso Marcone, Bozzi, Di Stefano che nel 2002 è un under, sono tutti giocatori validi. Poi c'è anche da dire che è vero che siamo in promozione, ma giocare a Teramo per un 2004 che ha la prima esperienza non è facile, perché giocare sotto con 1000 tifosi che giustamente o non giustamente che al primo errore tecnico ti possa un po' rumoreggiare, ci vogliono gli attributi e quindi loro stanno dimostrando piano piano di essere degli ottimi giocatori. È normale che l'under ci sta, che commette qualche errore, però l'importante è che loro si riprendano e fanno loro giusta partita. Sì, abbiamo sbagliato un po' troppo lì davanti, ma la tua analisi in parte la trovo giusta, ma noi siamo partiti meglio il primo quarto d'ora, 20 minuti, poi siamo abbassati un po' troppo con i centrocampisti, non riuscivamo più a recuperare palla sulla loro tre quarti, e lì abbiamo peccato un po', però fondamentalmente non c'erano stati grossi errori e la partita era controllata, peccato per quel gol preso. Credo onestamente che il pari sarebbe stato più giusto, ma come lo era martedì scorso, purtroppo veniamo da due partite contro la prima e la seconda dove abbiamo ben figurato, a fine partita prendiamo i complimenti ma non abbiamo portato via punti. Dicevo alla fine ai ragazzi, speriamo le prossime volte di fare noi complimenti e portare via qualcosa, però al di là delle battute credo che la squadra sia comportata molto bene in queste due gare, abbia dimostrato di poterci essere, è chiaro che il nostro campionato non è quello del Teramo, non è quello della Turris, quindi rimbocchiamoci le maniche e da domenica ricominciamo il nostro cammino, perché la classifica è corta, si fa presto a rimanere sotto. Sì, nei primi 20 minuti sì, meglio, poi ci siamo abbassati un po', però ci poteva stare contro una squadra della portata del Teramo, ci stava tutto.
peccato perché abbiamo portato via poco. Io credo che alla luce dei 180, quindi parlo anche della partita scorsa, dovevamo raccogliere almeno 2 punti. Un po' difficile, nel senso che secondo me il Teramo è una grossa squadra, ma bisogna ancora di un po' di tempo, nel senso che è partita in ritardo e quindi loro hanno un progetto già dall'anno scorso, hanno questo vantaggio, una squadra giovane che comunque hanno diversi cambi, hanno più di 20 giocatori. Ogni domenica hanno la possibilità di cambiare 4-5 elementi e giocare sempre con gente fresca, tutti validi. Quindi spero per il Teramo, perché chiaramente è una parte della mia storia, però dovranno essere molto bravi perché hanno davanti una squadra che adesso sta con un entusiasmo incredibile, quindi è chiaro che la legge dei grandi numeri prima o poi cadranno, hanno rischiato già con noi martedì. Quindi niente, un grosso in bocca al lupo al Teramo e bravi ai miei ragazzi, perché hanno meritato sia martedì che oggi, hanno dimostrato che possono starci benissimo contro squadre insomma molto ben attrezzate. L'obiettivo del Favale, l'ho detto in settimana, nelle migliaia di interviste che mi hanno fatto, è quello di non soffrire, di divertirsi e non soffrire, quindi racchiude tutto. Vogliamo fare un campionato divertendoci, facendo crescere dei ragazzi, dei giovani e programmare il futuro. Non abbiamo velleità di primato, ma sicuramente di toglierci qualche soddisfazione. Sono convinto, ma lo ero già prima di queste 2 gare, che c'è una squadra forte. Ma è sempre una bella gioia tornare, rivedere vecchi amici, gente che ho ritrovato, nelle persone che fanno il servizio d'ordine, c'erano i miei tempi, quindi è sempre un piacere.